Senatrice, la proposta di legge appena presentata sui dati sanitari vuole andare a sanare un vulnus che esiste nel nostro Paese e ha come obiettivo quello di offrire benefici in più per la ricerca scientifica. E per i pazienti soprattutto, che cos'è? Noi abbiamo immaginato che per risolvere la questione purtroppo ancora aperta in Italia sulla regolamentazione per la privacy, quindi che impedisce di utilizzare i dati sanitari a fini di ricerca o di medicina preventiva quando tu devi averne un riutilizzo, è una cosa molto complicata da spiegare, però diciamo che oggi tutti gli IRCS, cioè gli istituti di ricerca a ricovero e cura a carattere scientifico, le università, le ASL hanno problemi a poter utilizzare i loro dati per aiutare i propri pazienti, ovviamente sempre preservando la sicurezza del dato e la riservatezza. Allora abbiamo immaginato di utilizzare uno strumento sperimentale e temporaneo che già viene oggi utilizzato nell'ambito della finanza, quindi dei dati finanziari, che è quello della sandbox. Che cos'è la sandbox? È il recinto dei bambini dove tu fai giocare i tuoi figli con la sabbia e quindi deve essere sicuro, controllato, monitorato. La sandbox, che a nostro parere potrebbe essere istituita presso il Ministero della Salute con il Ministro, il Garante della Privacy, il Presidente dell'Agenzia Digitale e gli esperti di dati sanitari, potrebbe valutare in modo sperimentale, autonomo, quali enti, in quale situazioni e condizioni possono utilizzare questi dati per la salute dei cittadini. E questa sandbox si potrebbe interfacciare bene con il futuro spazio sanitario europeo. Che assolutamente. Allora, se la prossima regolamentazione europea risolverà tutti i problemi, questa potrebbe essere uno strumento che si utilizza nelle more della piena attuazione di una normativa, in questo caso di una direttiva, che insomma ci vuole un po' di tempo prima che arrivi, e nel frattempo però la ricerca, la medicina e anche le istituzioni corrono. Se ci dovessero rimanere degli spazi di ambiguità, che possono esserci perché il tema della sicurezza del dato è un tema fondamentale, questo è uno strumento che tu puoi utilizzare alla bisogna, e quindi lasciando delle possibilità che oggi veramente diventano castranti per le amministrazioni e per le istituzioni, che non riescono in questo modo a raggiungere i pazienti per la medicina d'iniziativa, per la medicina preventiva, per la ricerca presente insieme al cancro, alle malattie rare. Insomma, sono tante le questioni di vita vissuta che potremmo raccontare.